Ciao Donatella, ciao. Registro un video che faccio più, vado più veloce e magari sono più chiaro. Ho letto la tua mail, che mi ha detto che è tornato con te, diceva di amarti, di stare bene insieme, perché dopo un po' è tornato tutto ad essere come prima. Prima ti baci e poi ti spogli e poi ti dice che non vuole stare, che è confuso e che il problema è lui, tu sei fantastica, che non lo meriti, ok. Secondo me ti dice un mare di cavolate, ovvero lui le prova realmente queste cose, non è che non le stia provando. Lui realmente crede che tu sia fantastica, che il problema è lui, che tu non meriti tutto questo, però la mia opinione è che tutto sta nelle tue mani, ok? Questo è reale. Se lui è tornato prima è perché comunque c'è qualche cosa di te che lo attira. Ciò che non lo attira è il fatto che, secondo me, da quello che potrei percepire, è che sebbene lui sia tornato, tu dopo una resistenza iniziale sei tornata ad essere, comportarti come facevi prima, cioè sei di nuovo caduta in suo potere. Nel momento in cui tu cadi in suo potere, smette di essere interessante ai suoi occhi. Questa è la verità. Purtroppo è questa la verità. Io ti direi, ok, devi cambiare approccio, però devi essere tu a scegliere, perché cambiare approccio poi significa anche cambiare come persona, quindi non lo so quanto valga la pena, no? Se tu ti piaci la persona che sei, forzarsi e cambiare e cercare di essere qualcun altro magari non è tanto piacevole, quindi per questo dico, valutala bene questa cosa. Secondo me, se tu continui a pendere dalle sue labbra, allora tu non hai un grosso potere su di lui. Dovresti essere tu a dire: guarda, non so, non sono sicura di volere te. Io, ragazza, non sono sicura, Donatella, non sono sicura di volere te. E già solamente questo approccio farà in modo che lui torni, che lui venga da te. Lui vuole, deve volere te. Ok? E questo è il segreto. Lui deve volere ciò che pensa di non poter avere. Nel momento in cui lui sa che questa cosa ce la smetterà di correre dietro. Quindi, probabilmente tu nella fase precedente, quando ti ho dato quel consiglio, tu l'hai messo in pratica, quindi hai creato questo bisogno. E poi, una volta che la cosa ha cominciato a funzionare, tu hai smesso di farlo, sei tornata a pendere dalle sue labbra, a correre dietro lui e lui ha perso di nuovo l'interesse per te. L'unica soluzione è che lui continui a correre sempre. Questa è la verità. Questa è la verità. Magari un periodo lo fai correre, un periodo no, poi crei una sorta di molla, no? Un periodo lo fai correre, poi invece sei più tranquilla, poi torni a farlo correre. Però ricordati, la verità è che se lui ha la sensazione di averti sempre in tasca, tu perdi appeal nei suoi confronti. Quindi per le prossime volte cosa fai? Parti da questa opzione mentale, scegli di io, Donatella, non so se voglio te. Okay? Comportati di conseguenza. Se tu dici, ma io non lo so se voglio stare veramente con te, e solamente questo fatto a lui farà venire voglia di cercarti, di poter averti. Quindi parti da questo. Io non so se posso, se voglio stare con te. Prova così. Ciao!